La canzone di oggi è un classico della tradizione natalizia. Tu scendi dalle stelle. In italiano standard con Alessandro G. Un vescovo cattolico vissuto nel XVIII secolo in Campania, Alfonso Maria de Liguori, compose melodie di ispirazione religiosa, fra cui la più celebre canzoncina a Gesù Bambino, scritta in napoletano con il titolo Quando nascette Ninno, cioè quando nacque Ninno. Il termine Ninno non significa strettamente Gesù, ma viene correttamente tradotto dal napoletano con bambino. Il canto napoletano è stato interpretato da vari cantanti italiani di musica leggera, come Mina e Edoardo Bennato, anche cantanti di musica popolare, come Pina Cipriani, e molti cori, fra cui il piccolo coro dell'Antoniano, costituito da una cinquantina di voci bianche. Dal canto napoletano proviene Tu scendi dalle stelle, cioè la versione in lingua italiana della melodia de Liguoriana. Il motivo conduttore è la nascita di Gesù, seguendo quanto è scritto nel Vangelo secondo Luca. Il bambino viene al mondo in una notte d'inverno, fredda, anzi gelida. I suoi genitori sono riusciti a rimediargli solo una grotta. Dopo aver vanamente cercato una sistemazione più consona. Comunque, la nascita del bambino in povertà suscita dapprima l'attenzione dei pastori che si affrettano a dare conforto alla famiglia di Maria e Giuseppe col neonato Gesù. Lo si vede tremare al freddo e al gelo e gli si chiede se fu suo volere tanto patire, volere suo o del padre suo. Perché piangere? Perché vagire? Il bambino piange, forse perché sa che non sarà ricambiato per tutto l'amore che avrà dato in vita, che uomini e donne continueranno a peccare. Nonostante il verbo divino, amare il prossimo come se stessi. O chissà, forse non piange per dolore, ma proprio per amore. In fondo, quale bambina o bambino non piange lasciando il ventre materno? Nessuno, neanche Gesù Cristo. Adagiato là dove si mette il foraggio per gli animali. Una mangiatoia disposta dai pastori che per primi accolgono una famiglia di rifugiati. Se anche tu vuoi fare dell'italiano la tua lingua, continua ad ascoltare questo podcast tutte le settimane in rete. Italiano Standard con Alessandro G. www.italianostandard.com